benvenuta. Prego, qua, prego, vero? Accomodati. Ciao Serena. Come stai? Bene, tu? Bene, bene, benissimo. Come sta andando? Ma sta andando benissimo, un'esperienza, devo dire, molto divertente, ma allo stesso tempo anche molto stancante, perché ci sono tante prove, ci sono tanti trucchi speciali, c'è tanta ansia dietro ogni performance, perché per quanto Carlo Conti ci dica sempre divertitevi, però insomma uno si vuole anche un po' preparare per bene, cioè Massimiliano che annuisce giustamente. Qua hanno fatto tale e quale sia sì. Jessica che sì, Carolina, sì, ovviamente. No, l'anno prossimo. Sì. Tu vuoi fare anche no, vuoi cantare? È coinvolgente, sì, mi piacerebbe, sono e legato. Chi, e chi però. Vorresti, che cosa vorresti cantare? Ma, quale canzone vorresti cantare? Il principio di spaziare da una cosa all'altra. Vabbè, sì, da Tonio certo. Nero a dire, tante voci differenti, sì, sì. Anche Agostino il fatto Penna di potersi vestire, interpretare. È divertente. Guarda, ti faccio vedere Stefania Orlando. E poi dopo, quando torni mi dici chi vorresti fare. Vediamo le performance di Stefania. Il mio sogno del cassetto è quello di cantare, ma non lo farò mai, non vi preoccupate. L'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente, ma non so se puoi farlo o lasciarlo morire. È finire. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Once I'm alone and it was a gas, center now on hard glass, say let me think of it too far, much mistake. Let's go. Non lo farò mai, non vi preoccupate, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Dove l'hai presa? Questo tantissimi anni fa. Tu da tempo volevi fare tale quale, non è la prima sì, volta? Sì, da tanti anni. Guarda, io ho fatto tre provini in tre anni differenti e non sono sempre un po' arrivata lì lì, ma poi non sono stata presa. Questa volta manco il provino t'hanno quest'anno, fatto quest'anno, no? Ovviamente sulla base dei provini che avevano mi hanno chiamato e sono stata molto felice di farlo. Ma dici, non voglio venire giù. Ti immagini? Ma lo fai come una sfida con te stessa? Cos'è un... Sì, sì, Serena, è anche una sfida con me stessa, un po' come tutta la mia vita, sì? Un po' come tutte le cose che affronto, sono quasi sempre una sfida con me stessa. Io sono poco competitiva per quanto riguarda gli altri, però con me stessa purtroppo sono molto competitiva, cerco sempre di andare oltre, capito? E la più importante che hai affrontato, la più importante che hai vinto e quella che hai perso di sfida con te stessa? Ma guarda, diciamo che nel lavoro poi alla fine le ho vinte un po' tutte, perché rispetto alla bambina, adolescente, timida, insicura che ero e che tuttora comunque continuo a tratti ad essere, sono riuscita a vincere tante mie paure, tante mie insicurezze, perché questo lavoro è stato un po' una sorta di terapia. Per quanto riguarda la vita, sicuramente ho vinto sul campo personale, sull'amore. E la sfida che ho perso e che però dove mi sono sentita per la prima volta veramente impotente è stato quando purtroppo ho perso la mia migliore amica per una malattia terribile e lì ti senti impotente. Lì non potevi vincere. No. Stiamo parlando di Alessandra, peraltro so che Alessandra, che era appunto la sorella che non avevi avuto, no? Vi siete conosciute, che eravate ragazzine, quando tu facevi ancora agente immobiliare, no? Guarda, ci siamo conosciute proprio in questa agenzia immobiliare dove io avevo trovato lavoro appena fatti 18 anni, perché mia mamma mi ha sempre insegnato, mi ha sempre inculcato, diciamo, l'idea di essere indipendente. Giusto, giusto. E ha detto tu fai quello che vuoi, però tu devi essere una donna indipendente. E io questa cosa, devo dire, l'ho sempre assimilata e lo sono sempre stata. Quindi quando avevo 18 anni, benché io avessi
fatto delle esperienze come modella, come indossatrice, ho cercato fra virgolette un lavoro serio, no? Cioè un lavoro che piano B, se quella cosa non va, posso. Sì, cioè nel senso un qualcosa che mi consentisse di avere il mio stipendio mensile, poter avere una casa. Perché sfidante sì, però anche molto realista, per cui sì. Ti sei detta, no? Ove mai vada male, io comunque un mestiere l'ho imparato. Bravissima. E quindi ci siamo conosciute, che eravamo entrambe molto giovani, decidemmo di andare a vivere insieme, quindi abbiamo passato, posso usare una frase di Renato Zero, i migliori certo. Anni della nostra vita insieme. So che sei una sorcina, tant'è che sei entrata con Renato. Con la favola mia, canzone splendida. E, cos'è che vi univa? Cos'è che vi... Beh, intanto ci univa questa cosa di essere tutte e due andate via da casa nonostante i nostri genitori non volessero, no? Perché mio padre sicuramente avrebbe voluto che io restassi ancora in casa, anche mia mamma, anche la sua famiglia. E quindi diciamo che in quegli anni in cui ti senti invincibile, in cui hai tutto il futuro davanti, ecco la mia mamma. Che belle che siete, mia bella mamma. Lei e tu pupetta. E, ci ha unito questo fatto che siamo diventate l'una il supporto dell'altra, il punto di riferimento, perché noi in quel momento facevamo finta che in fondo la nostra famiglia non ci servisse granché, no? Perché quando sei molto giovane certo. Ti sembra che tu non debba dare conto comunque più di tanto alla tua famiglia. Per paradosso sono molto più legata oggi a loro di quanto lo fossi quando ero più giovane. È giusto un processo di crescita, di emancipazione. Sì, cioè anche, volevo no, dimostrare questo, anche a me stessa e a loro di essere autonoma, autosufficiente. Quindi abbiamo formato noi una famiglia, no? E ci siamo sempre supportate e quindi siamo cresciute un po' insieme. Poi tu mentre facevi appunto un giorno, mentre facevi l'agente immobiliare, un giorno arriva un signore della Fininvest a vedere una casa, bella, sì. Sei bella, spigliata, comunque lo sai con questo occhione comunque vibrante, sì. Ti dice, ti fa fare un provino, insomma cominci prima a Mediaset, poi arrivi in Rai, vediamo un po' del tuo percorso okay. Professionale. Vediamo subito le due scommesse che saranno presentate dalle nostre modelle portafortuna che vi voglio subito presentare. Adriana Volpe, che già conosciamo dall'anno scorso. Buonasera Adriana. E una nuova conoscenza, Stefania Orlando. Buonasera. Buonasera Stefania. Che bello, quella puntata me la ricordo ancora sì, oggi perché ci fu ospite Raffaella Carrà. Che... Infatti ho una foto con lei con quell'abito. E quindi in questa puntata ci sono stati due tra le persone più importanti dello spettacolo della televisione italiana. No? Anche Raffaella, della tua vita, Fabrizio. E Fabrizio, sì, che Fabrizio insomma ha avuto l'onore... di conoscerlo anche sul piano personale, no? Quando ero proprio giovanissima, perché io andai a Tandem, poi lui venne proprio a farmi gli auguri al mio 18° compleanno e poi l'ho conosciuto perché oltre ad aver fatto Scommettiamo Che abbiamo fatto anche un anno di Piazza Grande insieme, quindi 9 mesi in un programma quotidiano in diretta dove hai modo comunque di conoscere al meglio le persone. Devo dire che professionalmente lo conoscono tutti, ma sul piano personale veramente un grande patrimonio mi ha lasciato. E, peraltro torneremo a parlare di Fabrizio col fratello Fabio, insomma oggi, questa è una puntata nella quale tutto si intreccia, il che è anche bello perché nella vita tutto si intreccia. Certo, sempre. Senti, ma dopo tutti questi anni però dici che quando sali sull'ascensore di tale e quale comunque l'ansia ti viene sempre. Beh, sì. Il corretto sì. Devi... L'ascensore di tale e quale. Perché? Sì, perché in quel momento tu sai che in 2:20 ti giochi una settimana di prove. Certo. O la va o la spacca. E queste sono tutte le grandi performance, anche quelle sportive. Ma è però la parte bella, no?
Sale l'ascensore? Tensione sì, però comunque è il tuo L'adrenalina, momento. L'adrenalina, certo. Sì, no, no, ma sicuramente quella serve. Io credo che ognuno di noi, anche gli artisti più navigati, hanno sempre un po' di ansia, no? Prima di entrare in scena, se non ci fosse quella. Poi sai cos'è, secondo me? Che lì tu parti, che sei isolato, sei da solo dentro questo ascensore e quando sali e ti trovi le telecamere accese, le luci puntate e tutta la gente che è lì pronta a giudicarti, ti prende un attimo e dici, ok, mi sto giocando. È vero. Il mio lavoro, perché comunque è un lavoro enorme che tu fai, nessuno facendo l'imitatore di mestiere, certo. Per cui è uno sforzo grande. Tale quale, lo vediamo, un best of dell'ultima puntata. Guarda, io avevo portato questo catenaccio perché ti volevo richiudere così e detto non l'ho girata giusta. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. No one has kissed ya. It's the kiss of that for me, cara Alda, io... Alda? Alda De Usagno, sembra... non era De Usagno. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Siete stati deliziosi e io vi vorrei come i tre re magi sotto il mio albero di Natale. Sei il mio unico grande amore. Vince la Mia Martini di Francesca Alotta. Che non finisce mica il cielo e se la verità. C'è però una persona che ti segue con un accanimento forse superiore a tutti ed è tuo papà, perché io ieri sono andata a vedere su Twitter Pietro Romano Orlando, peraltro magistrato, professore universitario, avvocato, sì, e sì, lui sì. È contento di vederti in scena e quando è iniziata la carriera dello spettacolo che ti diceva? Ma guarda, ti dirò che papà, eccolo qua, papà prima di dedicarsi all'avvocatura e a tutte queste altre cose molto più impegnative suonava la chitarra e cantava, quindi io questa vena l'ho presa anche per... ho fatto anche degli spettacoli in America Latina, quindi... ho preso un po' da lui, credo di aver continuato quella parte. No, guardate che scrive, fate quello che volete, guardate anche tale quale show, però non dimenticate di votare Stefania, è favoloso. Papà ha 88 anni, eh? 88? 88. E facciate di presentare un giorno, che lo devi portare qui. Assolutamente sì. Prossima volta giuro voglio che vederti lo con papà Pietro, giuro. Perché secondo me è un personaggio. Ve lo prometto, che adesso ci sta guardando, ti sta guardando, ti ciao, guarda papà. Tutti i giorni con mamma, te lo dico, ti guarda sempre. Grazie, grazie. E quindi è il tuo primo fan? Sì, papà è il mio primo fan, la mia famiglia, mio marito anche. Devo dire che sono molto sostenuta, i miei suoceri. Io sono molto sostenuta in famiglia, questo è importante perché inizialmente la mia famiglia non mi aveva sostenuta quando ho fatto per questa lavoro. Scelta. Ma perché comunque mia mamma giustamente mi disse, ma dove vai tu che sei così timida, così insicura? Ma dice, ma stai scherzando, no? Perché comunque lasciavo l'immobiliare per dedicarmi così. E la tua amica Alessandra che ti diceva invece? Per lei mi diceva, lei invece mi spronava e mi diceva, mi raccomando Stefania, punta sulla simpatia e non sulla bellezza, perché di belle ce ne sono tante e ce ne saranno sempre, punta molto sulla simpatia. Mi dava questi consigli, che poi non è che uno nasce simpatico, no? O lo certo. Sei o non lo sei, però lei diceva di puntare comunque su altre cose. Però Alessandra... volevo dire, adesso ti torno un attimo indietro perché mi hai fatto vedere tutti i miei compagni di tale e quale show e volevo dire che siamo un gruppo pazzesco, meraviglioso, molto unito, molto compatto e molto solidale, questo è importante. Giusto, lanciare anche sì, questo messaggio sì, perché sì, altrimenti pensano, si pensa diversamente, come già diceva Memo anche di Ballando. E, una cosa volevo sapere da te, perché quindi Alessandra in qualche modo ti ha... aiutato a intraprendere questa carriera, perché le amiche spesso sono molto motivanti, no? Cioè le amiche sono ancora più dei genitori sui quali intervengono altri meccanismi, appunto la paura che poi non si possa essere indipendenti, invece se un'amica ti dice fallo...
Beh sì, Alessandra su questo è stata grande supporto. Lei conosceva perfettamente i miei punti deboli, no? La mia insicurezza, le mie fragilità, la mia sensibilità. Lei su questo era più forte, su altre cose ero più forte io, quindi avevamo anche la legge della compensazione, io e lei. Però nei suoi consigli c'era anche questo, cioè di fare dei miei punti deboli punti di forza, no? Quindi di utilizzare quella sensibilità nel modo giusto, perché ogni nostra peculiarità, se utilizzata bene, può essere positiva, ma se utilizzata male può essere negativa. Ma certo. L'importante è essere autentici, lo ripeto sempre, sì. Ma come regola nella vita. Sì. E della sua malattia, che cosa ricordi e come ha cambiato te la malattia della tua migliore amica e la morte della tua migliore amica? Lei un giorno mi disse, sai, ho un nodulo, ho trovato un nodulo al seno. Io ovviamente non avevo mai avuto esperienze dirette o indirette, no? Quindi dissi, vabbè, vai a fare un controllo. E da lì purtroppo forse era troppo tardi, infatti io sempre dico facciamo prevenzione, questo è importantissimo, gli screening sono proprio determinanti in tanti casi. Lei probabilmente lo ha fatto troppo tardi, fatto sta che comunque nel corso di un anno la situazione è molto precipitata, io l'ho seguita sempre. È stata sempre con me, insieme ovviamente alla sua famiglia, però nei momenti in cui non era in ospedale, era a casa mia. Ho cercato di darle affetto, amore. No, più che altro la leggerezza. L'amore sì, l'amore, certo, il supporto, però quella leggerezza che lei... E di cui lei aveva bisogno, perché purtroppo è stato un momento in cui, come ti dicevo prima, ti senti impotente, ma per la prima volta dici anche delle bugie. Perché voi avete scelto, la famiglia immagino, e tu non so, era una scelta che condividevi, di non dirle la verità, cioè voi immagino, sì, che le dicevate guarirai. Beh, quando ci hanno detto che comunque non... Il quadro era troppo compromesso e lei ci ha creduto, secondo te? Certo, perché lei credeva sempre a quello che dicevo. Però il fatto che lei fino all'ultimo giorno abbia sorriso, credo che sia importante. E tu immagino tornavi a casa con la morte nel cuore invece? Sì, io devo dire che sono stata molto brava fino all'ultimo giorno, nel senso che anche a casa non crollavo perché mai. Perché poi forse anche stare vicino a una persona a quale si vuole bene, sì, l'accudimento è anche, sì, sì, tra virgolette, consolatorio, perché consolatorio, tu sei accanto e quindi ti pensi come... Io non sono mai crollata fino a quando lei purtroppo non ce l'ha fatta, poi dopo chiaramente sì. È stato difficile il dopo, cioè la perdita, la mancanza di una persona, sì, così importante. Quando perdi una persona così importante per la tua vita rimane sempre un vuoto, no? Ovviamente. E ti ha reso anche più fragile, perché la malattia e la morte di una coetanea... Per certi versi ti rende più fragile. Mi sono sicuramente più avvicinata anche a mia mamma, no? Anche se mia mamma è sempre stata una mamma chioccia, presente. Però ovviamente quella che era la figura femminile, Alessandra, per me poi non l'ho più sostituita, diciamo, non poteva, certo, essere sostituita con altre persone se non con mia mamma. E, certo, una parte di me è andata via con lei, però è ovvio che da queste cose poi è chiaro che cominci a pensare che la vita è fatta di piccole cose, che bisogna apprezzare, no? Qualsiasi momento, qualsiasi cosa che ti sembra anche banale. E poi siamo esseri umani, quindi continuiamo a arrabbiarci per le stupidaggini, quello sì, però poi
quando ci pensi a queste cose, certo, ti ritorni un attimo, fai un reset, no? Sì, dici, fai... le cose importanti sono sì, altre. Sì, sono e poi altre. C'è questa cosa molto bella perché Stefania dice che suo marito gliel'ha mandato proprio Alessandra. Sì. E adesso vediamo. Sì, sì. Il... si saluta adesso. Ciao Stefi, eccoci qua. Guarda chi c'è. C'è Margot. Ti volevamo salutare e dirti che noi siamo molto orgogliosi di te, di questo tuo percorso a tale quale. Ti stai proprio destreggiando in maniera incredibile, imitando dei personaggi così importanti nel mondo della musica nazionale e internazionale, ma lo stai facendo veramente in una maniera incredibile. Hai superato anche le nostre aspettative. Sei stata molto molto brava, tu non sei una cantante con la C maiuscola, sei una donna di spettacolo che si presta a fare musica e lo fa in maniera divertente e lo fai perché ti diverte, quindi continua a divertirti perché i risultati che stai ottenendo sono stupefacenti, quindi noi ti sosterremo sempre e ti amiamo sempre di più. Tu vuoi dire qualcosa a mamma? Chiaro, no? Ci vediamo a casa. Ma che ma carino e che bel ragazzo, brava. Sì, sì, mio marito è speciale, è una persona speciale che ha saputo starmi vicino in ogni momento e che devo ringraziare ogni giorno di questo, sono stata molto fortunata. E anche i miei cani, prima erano tre, adesso c'è solo Margot. Chihuahua. Di Chihuahua, Margot. Sì, sì. Tanti di una lunga serie, perché io nasco gattara in realtà, però i Chihuahua sono dei cagnolini no, piccoli. Poi ho avuto anche cani più grandi, ho adottato anche cani al canile, anche con i miei suoceri, adesso c'è Bono a casa ormai da anni, loro sono anche loro degli grandi amanti degli animali. Io non ricordo un giorno della mia vita senza un gatto o un cane, non saprei immaginarmi veramente senza... Stiamo parlando di rivitalizzi. Sì, 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 no, ma gli animali... Ecco, arrivava l'altro col bamboccino, giusto? No, veramente, gli animali sono indispensabili. Esatto, sono dei piccoli angeli, no? Dicevamo di Alessandra, che questa è una cosa che mi ha colpito, perché tutte le amiche, no, si preoccupano della nostra situazione affettiva. È vero, una amica, certo. L'amica si preoccupa di te, tu sì, ti preoccupi sì, per sì. L'amica, no? Allora, certo. Alessandra le diceva sempre, devi sistemare, devi trovare, che poi dopo il primo matrimonio è ritornata a vivere con Alessandra, eccetera, quindi è tenero pensare che da lassù... In qualche sì, modo ti, io sono ti convinta abbia di questo perché lui ha anche dei lati molto simili ad Alessandra. Ah, cioè? Beh, questo suo modo di essere riflessivo, più razionale rispetto a me, no? E quindi quella compensazione che avevo prima con lei adesso la ritrovo con lui. Perché poi l'amore è sempre una cosa grande, unica, e poi dopo ci si indirizza. Beh, sempre l'amicizia verso è quello. Amore, no? L'amicizia è una forma d'amore. Ma certo. Anche quella è una forma d'amore. Stefania, non ti posso lasciare andare senza che tu non ci abbia dedicato quella che è stata una delle tue più apprezzate performance durante tale e quale. C'è qui Agostino, che è tutto per te. Se no, che sono venuto a fare, Alessandro? No, Agostino, sei venuto a farci compagnia, quindi che onore. Ti accompagno verso Memo. Vigila io ti dalla seguo, Memo. Ecco, Memo. Cercherò. Sì, eccomi. Memo, cercherò di utilizzare solo i tasti neri, va bene? No, guarda che Memo. No, ecco. Dimmi. Si è frizzato. Si è frizzato Memo, va bene, dai. Andiamo adesso di musica e poi magari... Andiamo di musica, sì, dai. Poi dopo ci dirai com'è andata, Memo. Di qua, di là. Ah, di qua, okay, mi hanno detto come di volete. Qua. Giusto? Come volete, vai lo via, spazio è tutto Serena, tuo, Stefania. Serena, non stai con noi. Non stai con noi. Io sono Serena, ucciso, volevo bisogno lasciar... di aiuto. Ah, io volevo lasciarvi la scena in questi ma casi. No, si fa così, si lascia la scena. Anzi, siamo tutte e tre insieme, dai. Cuore a cuore. Si sente? Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare. E poi. Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, ha il respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo morire, l'importante
finire. Questa è la stessa tonalità questa di Mina. La, sì, sappiamo anche che ti ha visto, quindi Mina, facci una telefonata, dici com'è andata. È stato scritto. grazie Stefania, grazie Serena. Agostino, torna con mamma e papà. Senz'altro. Mamma Anna Maria, grazie. Viaggina, giusto? Viaggina, grazie. Viaggina, grazie.